Tanti anni fa leggevo questo, non ricordo chi fosse. La fotografia è muta, la musica è cieca, ma che spettacolo, che fuochi d'artificio quando queste due arti diverse si incontrano. Queste foto sono solo una parte dell'archivio su pellicola in bianco e nero. Si riferiscono a concerti dal 1986 ai primi del 2000. Solo recentemente sono state digitalizzate. Sono quasi tutte inedite, nel senso che non sono mai state pubblicate su riviste o su libri, né sono state a delle mostre. Quando ho maturato l'idea di pubblicare un libro, ho ripreso in mano l'archivio delle foto in bianco e nero. Il primo passo era quello di mettere in ordine le centinaia di fogli che contenevano gli spezzoni dei rulli di negativo. A mano che scorrevo i rulli dei concerti, mi rendevo conto che alcune immagini, alcuni scatti, non ricordavo nemmeno ci fossero. Ritrovavo, dopo più di 20-25 anni, una grande quantità di immagini che mi erano passate dal mirino, una parte della mia vita. Nelle foto che ho scelto di proporre in questo libro, si mettono insieme stili diversi, scompigliando personaggi e generi, gli strumenti, le luci e poi gli occhi dell'artista sul palco, che solo il fotografo può intercettare e raggiungere così da vicino. Rivedevo con altri occhi il mio lavoro e scoprivo quanto lo avevo trattato con superficialità, come lo avevo abbandonato a se stesso, ma anche che avevo privato gli altri di goderne. Ora con questo libro spero di rimediare. Forse musica e fotografia si sono cercate, comunque si sono trovate, si sono amate e non si sono più lasciate.